Siamo molto contenti di questo piano, siamo contenti perché a parte il risultato estetico che sarà il recupero anche visivo di tutti i colori che rappresentano i nostri villaggi che sono sul mare, da Camoglia, alle Cinque Terre, a Varigotti, solo per citarne alcuni. Questa è una tradizione della Liguria, la portiamo anche negli edifici moderni, gli edifici moderni che stanno anche in cima alle colline. Questa è una cosa bellissima. È bello anche il fatto che coloro che ci abitano, l'amministrazione e un'azienda in particolare che ha voluto fare una grande donazione, cioè l'azienda Boero, hanno collaborato insieme per fare una cosa bella per la città e per la regione. Questo è il modo con cui noi vogliamo che si viva Genova ed è il modo in cui vogliamo che la nostra città venga pensata e ricordata da tutti nel mondo. Tutto è partito nel 2013 con la mia tesi di laurea in cui ho proposto la riqualificazione del quartiere San Pietro con l'uso del colore, quindi un colore per aiutare il riconoscimento degli edifici, l'identificazione da parte degli abitanti e anche l'orientamento all'interno del complesso. Per il momento andiamo ad agire su due edifici che sono totalmente di proprietà comunale, quindi il comune ha fatto un progetto e all'interno di questo progetto è stato inserito il colore anche grazie all'intervento di Boero. Il colore si va a inserire su delle parti non prevalenti dell'edificio, ma sarà una sfumatura di colore, quindi sui fianchi dei vaniscala, che sono quei corpi verticali che si vedono dall'esterno, per esempio.